già di conoscerci in questi giorni. Ringrazio Lucio Pizzi, sindaco di Domodossola, e anche il senatore Enrico Borghi per la loro presenza, ma ringrazio tutti voi. Vedo tanti volti, qualcuno è per me la prima volta il piacere di vederlo, gli altri riconosco tante persone, tanti amici, qualcuno che viene da Domo, qualcuno che viene da Romegna, qualcuno da Cerano e anche a qualche amico di Peruzzano e poi certamente qui davanti la mia famiglia. Ringrazio anche i tanti sacerdoti che sono qui presenti, che ci dicono che la Chiesa cammina non per i singoli, ma cammina assieme, in una comunità, in una fraternità. E con voi vorrei condividere quanto dalla parola di Dio riusciamo a comprendere, perché è una di quelle pagine che ci aiuta, mi sta aiutando in queste giornate a vivere questo ministero di parroco in mezzo a voi. Questa pagina di Vangelo inizia con parole che potrebbero essere benissimo il titolo di un libro. Signore, accresci in noi la fede. È perfetto come preghiera, c'è tutto. C'è l'invocazione al Signore, c'è un plurale, un noi, accresci in noi, quindi che ti parla di Chiesa, e poi c'è addirittura il soggetto di cui ciò che si chiede, la fede, c'è tutto. Eppure, leggendo il brano, si scopre che Gesù, ascoltando questa richiesta da parte degli apostoli, mica li incoraggia, mica li dice bravi, gli dice, li rimprovera. Potete leggere, è un rimprovero quello che Gesù dice agli apostoli davanti a questa richiesta. E sono queste cose che mi fanno innamorare del Vangelo e anche del Signore, queste cose che non ti aspetti. E allora, per riuscire a comprendere come mai gli apostoli ricevano un rimprovero da parte di Gesù, occorre allargare un po' l'inquadratura e andare a vedere cosa è successo appena prima. Allora lo capiamo perché queste parole. Gesù, nei versetti precedenti a questo brano, ha appena detto: se il tuo fratello per 7 volte fa del male nei tuoi confronti, pecca nei tuoi confronti e per 7 volte al giorno ti chiede perdono, tu gli perdonerai. E proprio sentendo queste parole così esigenti sul perdono, che gli apostoli cosa fanno? Mettono le mani avanti, dicono aumenta, accresci in noi la fede. E Gesù rimprovera questo atteggiamento perché gli apostoli stanno cercando delle scuse e tutto il discorso che abbiamo in questa pagina sta a dire una cosa semplice ma importantissima. Voi tutti, noi tutti, io per primo, siamo servi che facciamo il nostro dovere. Detto in maniera positiva, non c'è niente che ci manchi. Magari qualcuno potrebbe dire che manca questo, quest'altro, ma dal punto di vista della capacità di vivere il Vangelo non c'è nessuno sbagliato. Tutti abbiamo quei doni di Dio che ci permettono di vivere il Vangelo e che a ciascuno di noi è affidato un pezzetto di mondo. A me coincide da quest'oggi con la parrocchia di Bologna, che siamo chiamati a vivere con i doni che abbiamo. Facevo una battuta una delle prime volte che incontravo una persona tra di voi, che ogni parrocchia ha il parroco che si merita. Una la legge in maniera positiva, non negativa, a seconda delle esigenze, ma si legge in questa frase che può farci sorridere l'idea che anche se non ci siamo scelti, io non ho scelto voi, voi non avete scelto me, c'è la provvidenza del Signore che ci ha fatto incontrare e che la responsabilità che io prendo in questo mio compito di pastore in mezzo a voi, ciascuno di voi lo prende per quel pezzetto di mondo che gli ha affidato, perché il Signore ha voluto proprio voi ad amare e onorare le persone che avete accanto, che vi sono affidate. E quindi non c'è nulla da chiedere in più, come fanno all'inizio di questo Vangelo gli apostoli, chiedono un super potere, una super fede.
compito del parroco non è quello di cambiare la testa ai suoi parrocchiani. Inutile, non lo dico con rassegnazione, ma io guardando nella mia vita faccio fatica a cambiare me stesso. Ho tutti i miei difetti che mi guardano, che con cui mi confronto qualcosa sono riuscito a raddrizzare, altre cose no. Non ci riescono le mogli nei confronti dei loro mariti, anche se ci vivono insieme 30, 40 anni. Vale anche per i mariti, è uguale, ma magari fa più sorridere se parliamo alle mogli. Non ci riuscite voi mogli con i vostri mariti a cambiarli, a migliorarli, anche se ci state assieme per tanti anni. Tantomeno il parroco nei confronti dei suoi parrocchiani. Ma questo non lo dico con disillusione o amarezza, ma nella consapevolezza che il mio compito in mezzo a voi è quello di far crescere i doni che già avete e far sì che i doni che ciascuno ha li possa mettere a disposizione degli altri. Ma non è un guardarsi allo specchio un po' narcisistico, è un guardare negli occhi del Signore Gesù Cristo. Io il mio compito di parroco è quello dell'accompagnatore. Mi devo prendere un po' per mano, non per le orecchie, spero che non dovremmo fare mai, ma dire guarda, c'è il Signore che ti vuole bene. E se tu ti metti in dialogo con il Signore, scopri non solo la bellezza di Dio, ma scopri anche la bellezza che c'è in te. Seconda cosa che sottolineo, la prendo da una delle più brevi parabole che abbiamo. All'inizio del Vangelo, se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questa pianta, a questo gesso, sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Quando ascoltiamo questa parabola, noi subito pensiamo, un po' ingannati dalle parole degli apostoli, che ci sembrano giuste, che si passi dalla fede, da un meno a un più, cioè voi siete al zero, ma se avete un granellino, allora potete fare quest'altro. Ma in realtà il Signore, quando parla dei granelli di senape, che sono paragonati al regno dei cieli, ci dice il contrario. Tra la chiesa di Santa Marta, la sede del Parco Nazionale della Val Grande e Palazzo Pretorio. Qui, al centro della storia politica, civile e religiosa della nostra Vogogna, in uno dei luoghi più significativi e suggestivi per la storia della nostra comunità. Vivendo Vogogna sono sicuro, caro Don Nicola, che potrà percepire e scoprire come questa comunità e questo paese siano differenti da qualsiasi altro. Una comunità civile e religiosa che viene da lontano, che affonda le proprie radici identitarie in una storia gloriosa ed importante. Tutto ciò che ci circonda è a testimonianza di tutto questo, e ci ricorda quotidianamente il peso della responsabilità e la fortuna di aver avuto in dono questo testimone prezioso. Come vede, caro Don Nicola, siamo circondati dal bello. I nostri monumenti, le nostre vie, le nostre piazze, le nostre 7 chiese che imparerà a conoscere e a vivere. Una bellezza che abbiamo tutti ereditato e che cerchiamo, con il nostro impegno quotidiano ed il nostro lavoro, di esserne all'altezza. Vogogna è una storia che giunge da lontano e che ci ha permesso di distinguerci grazie a ciò che di più prezioso Vogogna ha: la sua comunità, le sue associazioni, il suo volontariato, la sussidiarietà. Una comunità fatta di donne e di uomini che del senso di appartenenza hanno fatto la cifra del loro impegno comunitario grazie all'incessante lavoro all'interno delle istituzioni e delle associazioni del nostro paese, vero motore di coesione sociale e di costruzione del futuro della nostra Vogogna. Oggi Vogogna l'accoglie, Don Nicola, in una tradizione di parroci che ha segnato in profondità la storia della nostra comunità. Come primo gesto simbolico, qualche giorno fa, in occasione del nostro primo incontro, ho voluto regalarle 2 libri scritti dal suo illustre predecessore sulla storia di Vogogna, Don Angelo Airoldi. Rappresenta un esempio a noi vogognesi estremamente caro ed è testimonianza concreta e tangibile di quanto la vita e l'impegno delle persone siano significativi per la costruzione del futuro nella riscoperta dell'identità di un paese. Oggi, nell'accoglierla nella nostra amata Vogogna, in questa giornata di festa della nostra comunità, le auguriamo di poter vivere con gioia il suo servizio pastorale,
con quello spirito di condivisione e di appartenenza che Don Angelo ha saputo tradurre in quel prezioso lascito. Al suo fianco troverà una comunità operosa, accogliente, generosa, che sono certo saprà ancor più valorizzare con il suo lavoro quotidiano. Benvenuto a Vovonia, Don Nicola.